Okay, before we tease you with a bit of sort of heavy rock and roll and things towards the end, I'd just like to slip in a little, I'd like you to listen carefully to a simple little song. This is me on the piano. It's called You Take My Breath Away. Italia Worldwide, questa volta insieme a me c'è Giovanni Frandanno. Buonasera a tutti. Ciao Giovanni. Buonasera. E con noi una fantastica ragazza, una scrittrice brillante, Marianna Lazzaro. Ciao Marianna. Ciao. Ciao Marianna. Ciao, ciao. Ciao Mari. Allora, ti faremo un po' di domande sul tuo libro. Bene. Presentacelo tu, il tuo libro, come si chiama? Dici un po'. Freddy, la leggenda non può morire. Ok, perfetto. Ti faremo qualche domanda allora, io e Giovanni, va bene? Ok. Va bene. Allora, Marianna, posso inizio io o posso cominciare io? Sì, dai, inizia tu, inizia tu. Marianna, perfetto Giovanni, benissimo. Un piacere innanzitutto vederti dal vivo. Piacere il mio. Complimenti per il libro che a me è piaciuto tantissimo. È stato molto divertente, ironico, drammatico in alcune cose, però come ti ho detto anche nella mia recensione, hai dato il riscatto a Freddy che forse meritava e ci sei riuscita. Grazie. Veramente mi ha fatto piacere. Onorata di questo. È un piacere. Confermo anche io che sono quasi alla fine, confermo tutto quello che hai detto. Hai dato veramente un bel tocco alla letteratura, grazie alla tua fantasia, direi. Sì. Grazie Mauri, grazie. Okay. Vai, quanti complimenti. Vai. Allora posso cominciare. Marianna, come è nato questo progetto? Parlaci un poco di questo libro, come è nato tutto questo pensiero di fare un libro su Freddy in una maniera così diversa da solito. Innanzitutto non è nato come un progetto, Giovanni, no, successivamente lo è diventato, però è nata come un'idea perché, come dicevo prima, Maurizio costantemente Freddy è presente nella mia vita, quindi perché non scrivere su di lui, no? Giusto. E quindi è partita l'idea e subito dopo il progetto. Ottimo, perfetto. Hai avuto molto coraggio comunque. Bravo. Grazie. E invece com'è nata l'idea di questo personaggio che hai creato? Com'è nata l'idea? Di questo personaggio che tu hai creato. Parli di Alexandra? Sì, parlo proprio di lei. Che dire, com'è nato? Sappiamo perfettamente che Freddy era omosessuale e quindi perché non renderlo felice? Giusto. E quindi niente, mi è venuta l'idea di creare un personaggio femminile, visto che comunque lui era omosessuale. Quindi insomma, ho associato questa cosa e da lì è partita l'idea di questa Alexandra Cox. E non dirò più nulla, basta. Non vogliamo anticipare nulla. È giusto. Vai Giovanni. Com'è nata Marianna? C'è molto di Freddy sul passato. C'è molto sul passato di Freddy. Come ti sei documentata? Beh, ovvio, no?
un po' libri, libri che ho qui, internet e il cuore, Giovanni, tanto cuore. Ormai su internet si trova veramente di tutto. Di tutto, sì, ormai è facilissimo, insomma. Mi fai rivedere quel libro che ho, mi sembra di... Madonna, che ti ho fatto vedere, mo, no, 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 guarda. Aspetta, gira quell'altro. Gira. Ma è vero, perdonami, amore. Quello, okay. là che è girato, io mi ricordo che me lo feci stampare tutto in fotocopia a colori. Ce l'ho tutto fotocopiato, ce l'ho. Bellissimo, bello. L'odore è ancora lo stesso. Se non mi sbaglio sono del 96, dovrebbe essere. Sì, sì. Sì. Ok, Mari. Okay. Ci saranno anche altri componenti della band del libro? Sì, ci saranno. Però non ti dico quando, come e perché. Ah, ottimo. Dobbiamo scoprirlo allora, per il caso. Ovvio. Va bene. Marianna. Sì. Ovviamente non poteva mancare Montrù nel tuo romanzo. Ah sì. C'è un faccia a faccia con la statua. Parlaci un poco di questo momento. Ma Giovanni, me lo stai chiedendo o lo stai confermando? Questo faccia chiedendo. A faccia con la statua. Ho messo il punto interrogativo. Allora, ok, sì, ci sarà un faccia a faccia e sarà bellissimo, perché comunque questo libro ripercorre un po' la vita passata di Freddy, quindi insomma è emozionante, sarà emozionante, cioè leggerlo vi porterà indietro nel tempo e insomma e vi farà commuovere, perché la vita di Freddy in effetti ci fa commuovere tantissimo, sì, per quello che ha fatto, per quello che ha realizzato, dal nulla, arrivare dal nulla a diventare una leggenda, cioè vero. Solo un genio poteva riuscirci e lui è un genio. È il messaggio che tu hai dato anche nei libri, che molti non vogliono capire, e mi auguro che leggendo questo libro riescono a capirlo. Sicuramente. Sì. Ok, guarda, nel video di Medinella, che tutti conosciamo, no? Sì. Ricorda un po' qualche passaggio del tuo romanzo. Hai preso spunto dal video o dallo stile di vita di Freddy? Maurizio, voglio essere sincera con te. Non ho affatto preso spunto da quel video. Okay. È stata una cosa più, come dire, sentita da me che invece uno spunto da un video, che per l'amor di Dio io adoro quel video, però no, non ho preso nessun spunto. No, okay. Tutto farina del mio sacco. Ok, perfetto. I want to break free. Marianna. Tutto a posto? Bene. Perfetto. Quando sono entrati quindi qui nella tua vita? Soprattutto Freddy. Soprattutto Freddy. Adesso mi pare sentire vecchia, Giovanni. Vabbè, non tipo qua. Siamo coetanei. Sono entrati nella mia vita nel lontano 94. Io ho conosciuto Freddy Mercury, purtroppo, lo dico, il giorno della sua morte. Ero piccolina, che guardavo la TV con mio padre e diedero questa notizia scioccante di quest'uomo, no? E quindi poi raccontarono tutta la sua storia, la biografia e quant'altro. E io ricordo che ne rimasi subito stupefatta, cioè dalla sua storia, da questa persona che dal niente era arrivato a fare cose che secondo me nessuno ha fatto in passato e mai nessuno riuscirà a fare. Quindi mi sono innamorata subito di lui, del suo personaggio, della sua musica e... Quindi dal 94, diciamo, sei diventata proprio fan di... Sì. Pensa, Marianna, che quando morì Freddy, la Rai fece un servizio che ancora tuttora gira su internet,
durato ore, ore, ore. Soprattutto Pietro Cimara e Offese Freddi in una maniera incredibile. Sì. Ricordo anche questo. Beh, è inutile dirlo, è stato molto criticato in passato, poi ci sono state delle notizie false per mettere in cattiva luce la sua persona, il suo essere. No. Però io penso che un personaggio così è normale che, tra virgolette, no, gli dovevano dare addosso. Io penso che l'invidia sia una brutta cosa, una brutta bestia. Infatti i Queen non erano molto amati dai giornalisti e dalle televisioni. Portavano molto più Rolling Stones, Beatles, Pink Floyd, ma i Queen ormai venivano sempre odiati, criticati. Allora ragazzi, sai che soddisfazione che dopo anni, dopo 30 anni, sono amati, cioè... Sì, diciamo Oddio. Che hanno, per esempio, dopo il successo del film sono ritornati di nuovo in America. Esatto, In America. Si ricordavano neanche chi aveva scritto Card Champions, per dire. Sì, vabbè. Comunque ragazzi, il mio libro, Giovanni, com'è il mio libro? Faccio un'intervista a te. Lo consiglieresti ai fan dei Queen? Anzi, ai fan di Freddie Mercury? Siamo... dobbiamo essere precisi. Tu lo sai, il mio pensiero è un libro che è molto divertente, mi ha fatto ridere, ha avuto una fantasia incredibile, guarda. E io lo consiglio volentieri a tutti i fan dei Queen. E non solo comunque, ma e non solo Giova, perché comunque è un libro per tutti, se vogliamo. Un libro per tutti. Parla infatti, d'amore, d'amicizia. Pure mia moglie lo vuole leggere. Sono contenta di questo. No, a te manca poco e per quello che ho letto è veramente un bel libro. Consigliato assolutamente a tutti quanti. Sì. Veramente. È un libro che ti fa. Lo leggi pure velocemente perché è piacevole, è divertente. È una fantasia da un Oscar soltanto per la fantasia. Grazie, troppo buono Giovanni, troppo buono. Ok, allora facciamo l'ultima domanda. Già, dai. Sì. Niente, allora spiegaci un attimo perché ti è venuta questa idea di fare questo libro e se ci sarà un secondo capitolo. Scusate che sorrido, allora... vi svelerò un segreto che non ho detto a nessuno fino a questo momento. Ho fatto una decina di interviste e non l'ho mai detto. Però a voi che vi adoro lo dirò. Allora, la passione per la scrittura io ce l'ho sempre avuta, sin da bambina. Però purtroppo non ho mai potuto, realizzare questo sogno. Sono successe delle cose nella mia vita in passato che non sto qui a raccontare e quindi quando è arrivato il film di Freddie Mercury, della storia di Freddie Mercury, ho voluto realizzare due sogni insieme, cioè scrivere di lui, quindi la scrittura è la mia passione e li ho uniti. Hai fatto benissimo. Grazie. Posso fare un'altra domanda a Mariana extra? Sì. Mariana, sto tremando, tremo. A sorpresa. No, non ti preoccupare. Tremo. Una domanda facile. Ok. Hai parlato del film Bohemian Rhapsody. Sì. Cosa ne pensi di questo film tanto amato e criticato dalla stampa, dai fan, questo biopic che ha avuto un successo strepitoso? Sì. Allora Giovanni, ti dirò la mia, però te la dirò a bassa voce, nel senso, sicuramente il film non è stato preciso in tutto, però io penso che solo il fatto che si sia finalmente, detto tra di noi, finalmente creato un film su questo personaggio che, ripeto, per me è un genio, cioè mi ha reso tanto, tanto felice, perché alla fine, come si dice, ma sì, basta che se ne parli alla fine. Esatto.
Sì. E quindi... ha riacceso di nuovo la passione in molti mesi. Esatto, esatto. Insomma. Quindi è una cosa buona, no? Quindi... Sì, sì. Quindi mettiamo da parte un po' le critiche. E ha portato anche tanta gente. Sì. Ha portato anche tanta gente a conoscere questa musica. Esatto, quindi per cui dicevo prima, mettiamo da parte un po' le critiche, no? Perché ci sì, sì. Le critiche ci stanno e sono pure molte. Esatto, però vediamo la parte positiva, no? Ah. Che comunque è esploso di nuovo, è esplosa la sua musica, insomma, è... e quindi tutto questo è bello. E non era neanche scontato, che avrebbe avuto successo il film. Avevi dubbi? Io sì, molti dubbi. E io no, Giovanni. Io no, senza che. Se, ti spiego, sì. Perché tutto quello che è lui è magico. Sono sì, sicura no. Che da qui a 30 anni, ancora in avanti, lui sarà sempre lo stesso, il suo successo sarà immortale, la leggenda è così, non morirà mai. Io pensavo invece che sarebbe stato un flop, ti dico la verità, però sono stato piacevolmente sorpreso dal successo, mi ha fatto piacere. Io dalle prime immagini di Rami Malek ai tempi, esatto. Dalle prime immagini ho detto ma non lo so. Esatto, soprattutto le prime immagini lasciavano molti dubbi. E poi quando ho visto il primo trailer ho detto ma potrebbe essere un buon film questo film. Sì. Il trailer... Io invece ricordo quando ho visto per la prima volta il trailer ero a letto e l'ho visto tramite internet. Ricordo che sono... ho fatto un salto dal letto di quell'io. Cioè, cioè mi sono emozionata tantissimo. Cioè, per me è stato un richiamo, ve lo dico proprio sinceramente, è stato un richiamo. Sì. È come impalesarsi per dirmi io sono qui, che aspetti? Sì, ma poi guarda un po' l'Oscar, 91esima edizione l'Oscar, cioè non poteva non vincere lui, non se ne indama. Appunto, quando già visti 91esima edizione, per forza deve vincere lui, sempre. Ragazzi, il mio libro lo vincerà un Oscar? Stiamo esagerando, dai. Stiamo volando troppo in alto. Piano piano, Maria, piano piano tu. Ma sì, Sì. Porteremo su quello noi. Ok. Ok. Ma dobbiamo parlare con Peter Freestone. Ma... Ok, Mari, grazie mille. Grazie a voi di cuore. Un piacere, cuore. Grazie. Vi voglio bene, ragazzi. Eh? Anche noi, ti vogliamo bene. No, sempre. Ok, un bacione grande. E baci, ci vediamo baci, presto. Baci. Grazie. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. 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 Pretend that you're